la Red Bull rinnova Perez fino al 2024. A seguire, Lando Norris sottolinea che la sua strategia a Monaco è stata troppo conservativa e infine Lewis Hamilton prega perché a Baku la V13 sia migliore di Monaco. Salve a tutti e benvenuti su F1 e dintorni. Sergio Perez ha sottoscritto un contratto biennale con Red Bull Racing che ufficializza il rinnovo fino al 2024 del pilota che ha dimostrato di essere all'altezza delle aspettative con un inizio di stagione eccellente. La Red Bull ha annunciato di aver messo sotto contratto Perez per altri 2 anni, un biennale che farà certamente piacere al pilota, che potrà pianificare il suo futuro con calma e avere maggiori certezze dopo anni di incertezze all'interno del circus. Abbiamo visto un grande miglioramento da parte di Perez, che nel 2021 è stato positivo a tratti, mentre in questo inizio di stagione è stato migliore. È riuscito ad adattarsi bene alla RB18 rispetto alla RB16B. Arriva da una vittoria a Baku lo scorso anno a conquistare il successo prestigioso a Monte Carlo, ottenendo 3 vittorie in carriera in Formula 1, ed è una grande risorsa per la Red Bull nella lotta al titolo iridato costruttori. I vertici della squadra ammettono che da quando è entrato a far parte di Oracle Red Bull Racing ha dimostrato di essere un magnifico giocatore di squadra e con l'aumentare del suo livello di confidenza è anche un riferimento nella parte superiore della griglia. Quest'anno ha fatto un altro passo avanti, dichiara Chris Horner, e il divario con il campione del mondo Max si è ridotto in modo significativo, come dimostra la sua splendida pole position a Jeddah all'inizio dell'anno e la sua meravigliosa vittoria a Monaco proprio lo scorso fine settimana. Per noi, tenere il suo ritmo, la sua abilità in gara e la sua esperienza non era una scelta obbligata e siamo lieti che Checo continuerà a correre per la squadra fino al 2024. Insieme a Max crediamo di avere un'accoppiata di piloti in grado di portarci ai più grandi premi della Formula 1. E Perez ringrazia dell'opportunità di continuare con la squadra e si esprime con queste parole: grazie per la fiducia che avete riposto in me e per avermi reso parte della famiglia per altri 2 anni. Vamos! Il pilota della McLaren, Lando Norris, che ha chiuso alle spalle di George Russell nel Gran Premio di Monaco, ha evidenziato come la strategia adottata dal team sia stata troppo conservativa e che gli ha fatto perdere una posizione rispetto alla partenza. Norris ha fatto brillare la McLaren anche a Monaco e è riuscito a concludere la gara in 6ª posizione, lasciandosi a distanza ancora una volta il compagno di squadra Ricciardo, ma con il rammarico di aver perso delle opportunità nel corso della gara a causa della strategia sbagliata. Nella qualifica Lando si era aggiudicato la 5ª piazza, che ha perso in gara all'uscita dei box dopo aver montato le slick dal sorpasso di George Russell. E quando la gara è ripresa dopo il violento incidente di Mick Schumacher, Norris è tornato in pista con le mescole dure e dal muretto gli hanno detto che Alonso non rappresentava una minaccia con il suo passo. Ma Lando ha replicato: posso spingere e cercare di fargli commettere un errore? Se non volete che spinga, cosa diavolo dovrei fare? Starmene seduto qui? Così dal muretto lo hanno incoraggiato ad aumentare il passo, stando comunque attento a preservare le gomme in caso che fosse tornata la pioggia nel finale. E dopo essersi assicurato un buon margine su Alonso, hanno effettuato una nuova sosta per montare a Lando le gomme medie, che gli hanno consentito il giro più veloce e che gli ha garantito anche un punto supplementare. È stata una buona gara, dichiara Norris, anche se abbiamo perso una posizione, in queste condizioni può succedere. Si può correre il rischio di anticipare la sosta di un giro, in alcuni casi funziona, in altri no. Oggi ha funzionato per la Mercedes, devo fare i complimenti sia alla Mercedes che a George. Noi abbiamo ottenuto il massimo firmando anche il giro più veloce. Alla fine credo che ancora ci manchi un po' di passo e non riusciamo a preservare le gomme. Al momento siamo carenti da questo punto di vista, ma per il resto sono comunque contento dei punti ottenuti oggi. Per Lewis Hamilton il Gran Premio di Monaco è stato il più difficile tra quelli da lui disputati nel Principato e spera di averlo archiviato e di avere risposte migliori dalla sua vettura tra 2 settimane a Baku. Per oltre 30 giri il 7 volte iridato è rimasto alle spalle di Fernando Alonso, che era addirittura più lento di qualche secondo rispetto a lui, visto che cercava di salvaguardare le gomme medie per arrivare fino in fondo senza problemi. Hamilton in diverse occasioni ha tentato di superare Alonso senza esito e a nulla è servito sfogarsi alla radio contro la buona difesa dell'asturiano.
Il britannico spera vivamente di essersi messo alle spalle il disastroso weekend di Monaco per potersi avvalere di un rapido riscatto a Baku, ma molto dipenderà dal manto stradale che, nel caso in cui fosse sconnesso come quello di Monaco, per la V13 potrebbero essere dolori. «Sto pregando che a Baku la V13 non sia la stessa che ho guidato a Monaco», dichiara Hamilton. Fino ad ora Monaco è stata la gara peggiore per la nostra vettura, solo per le asperità dell'asfalto. Non vedo l'ora di andare a Baku. A Monaco i denti e la mascella si sono mossi per tutto il tempo. Ho finito di tremare solo ora, sono abbastanza sicuro che il nostro assetto fosse abbastanza rigido. Le ruote e le sospensioni si staccavano da terra. Non vedo l'ora di correre su una pista più aperta, spero nella prossima gara, pregando solo che non sia così sconnessa come a Monte Carlo. Non so se a punirci a Baku sarà il porpoising. Speriamo solo che le cose non siano le stesse delle ultime gare. Spero che non sia un problema, ma se il fondo sarà sconnesso, nelle curve faremo fatica, ha concluso Hamilton. E io ti invito a sostenerci condividendo i nostri video sui tuoi social media e a commentare e a lasciare il tuo like, iscriverti al canale e a seguirci per le prossime notizie. Ciao!